Serie 1, 3, messa via! Ci manca lo scarico e abbiamo cominciato bene questa intervista seria. Hai fatto una seduta di gabinetto professionale. Professionale. Amici del Bello e Cattivo Tempo, Teatro Tirso de Molina, Nerone. Oggi vediamo fuoco, però dato che dovete fare l'intervista seria, andiamo a conoscere tutta quanta la banda. Cominciamo da... Vai! Da noi? Danilo Mustafà. E Tommaso Moro. Che fate? Noi facciamo... Che non fanno cosa non facciamo i miei schiavi. Facciamo gli schiavi, gli aspiranti attori, le guardie, i centurioni e direi basta, ci va bene così. Vabbè, direi che tanto. Direi che... Un uomo di esperienza? Io sono Giorgio Amadeo e faccio il Afranio Parlante, amante sfigato di Agrippina. Agrippina. Eccomi. Te posso presentare? Sì. Luciana Frazzetto. Grazie, grazie. Grazie Alessandro. Sì, io faccio Agrippina, che poi Agrippina è la madre di Nerone, no? Sapete tutti. È talmente assetata di potere sta donna che farebbe di qualunque cosa. E infatti, chissà come andrà a finire. Mm? Sensuale, simpatica, insomma mica tanto, abbastanza perfida, abbastanza scaltra. E poi c'ho sto pallante qui che gli faccio fare di tutto. Mamma mia. De comunque tutto. A mio figlio io voglio proprio bene. Vero? No, ma mamma. Ma tu gli va bene, Pietro Romano, Nerone, ma tu gli va bene a mamma? La mamma è sempre la mamma. Consolamosi. Però appena gira l'angolo, diciamo che qualche frecciatina arriva. Ma è un Nerone, vogliamo dirlo, è una farsa, siamo a cavallo tra realtà e fantasia, c'è un po' di storia ma anche non, ci sono salti temporali, il linguaggio è anche moderno, c'è un'interazione fortissima. Con il pubblico, è uno spettacolo divertente e questo Nerone è un folle, ma come tutti loro, siamo tutti dei folli, ma la follia fa parte dell'essere umano. Venite a teatro, mi raccomando, eh. Io sono Maria Chiara Cimini e interpreterò Lidia, la sorellastra di Gneo. Chi è Gneo? Dovremmo entrare nel vivo della storia. Non abbiamo svelato un piccolo particolare di fantasia, sì, però ce lo terrei per noi. Possiamo svelare. No, meglio di no. Bisogna venire a teatro per se c'è. Venire a teatro. C'è una sorta di novità. Ecco. Esatto. Prego. Beatrice Gregorini e interpreto il ruolo di Poppea, una Poppea... Poppea. Sì, una Poppea abbastanza... Non fate battute, seri. Surreale, divertente, appunto folle, particolarmente folle, si dimentica tutto. Smemorata. Passiamo al maestro Stefano Antonucci, che oggi è Seneca. Intanto non sono maestro, sono bidello. Ah, okay, bidello, sì. E poi interpreto Seneca, che è il protetto, se vogliamo, di Nerone, nonché protettore e anche protettore delle volte in alcune occasioni. Sono molto contento di essere in questa compagnia e spero che praticamente possa essere all'altezza della situazione, anche perché sono 1,72 tutto sommato nella media. Ciao. Vai, andate avanti. Io sono Francesco Falco e in questo spettacolo interpreto Blefarione, che è lo scriba di Seneca. E lui scrive tutto quello che sente lo scrive. Ed è un personaggio che... Beh, venite a teatro e lo scoprite, no? Sono Francesco Trifilio e interpreto Milone da Crotone, che è un sicario specializzato in omicidi e travestimenti impossibili. Si chiama Milone da Crotone, in realtà lui è di Cosenza. E prima inizia a collaborare con Agrippina, ma poi succederanno delle cose interessanti. Venite a teatro. Io sono Marco Paolo Tucci, interpreto Corbulone, che in questa storia non è il generale romano, ma un furbetto proprietario di una casa di pazzi. Io sono Mattia Bagnaia e faccio Anneo Seneca nipote, il nipote appunto di Seneca, sempre un po' su di giri. Tutto qui. Poi ci ha raggiunto l'attrice che prima mancava. Eccola lì. Prego. Allora, sono Francesca Sanapo e sono messalina. Oddio, che messalina, una messalina un po' particolare, nel senso che è naif, un po' Marilyn, un po' Jessica Rabbit, molto ninfomane,
e soprattutto molto fustigata da Nerone. Ti credo. Vediamo la regista, Roberto D'Alessandro, sali sul palco, che c'ho? Me lasci solo con questi? Sì? Sì. Ok. Dai, ma allora ragazzi, uno, due, tre, Messalina! Nerone! Beh, vogliamo dire che lo ha scritto e diretto Roberto D'Alessandro, eccolo, che lo ha soltanto anche riscritto, un uomo nell'ombra, questa farsa divertentissima, insomma. Quindi vi aspettiamo al Teatro Tirso fino al 28 maggio. Serie, mi raccomando. Sì, 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 una banda di folli. 13 pazzi. Si ride. E c'è. Dopo però, dopo. Fate una scorta di serietà per venire a ridere a teatro. Le risate non le portate, che ve le forniamo noi. Ciao. 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 Ciao.